Solo un piccolo chiarimento, ovviamente come vedete Sergio Parisse non c'è, sta facendo una serie di piccoli esami al costato, quindi ovviamente abbiamo dato priorità alla sua salute. Dopodiché lascerei subito a voi per le domande al commissario tecnico Conor O'Shea. Spero parlare in italiano e tradurre anche in inglese. È difficile subito dopo la partita, come sempre, perché odio perdere la partita, una partita, ma d'accordo, sono orgoglioso dei ragazzi, ma anche molto arrabbiato, perché abbiamo giocato bene durante la partita. Abbiamo creato tante opportunità per noi, and spero oggi persona hanno visto una squadra con molto potenziale per il nostro futuro, ma adesso è molto difficile perché abbiamo perso e sono arrabbiato perché è i cosi che controlliamo è il nostro problema oggi, non solo nostro, che controlliamo, perché abbiamo giocato contro una buona squadra, la seconda in mondiale, ma nostra disciplina subito dopo subito all'inizio del secondo tempo e anche non nostro piano, so abbiamo trovato due calci in via corto and we haven't practiced, non abbiamo practicato, so ci sono tante cose buone, ma questo momento è difficile. Non so, i vanti dell'Inghilterra è molto forte, e quando tu vedi il loro esperienza è different, anche l'intensità della partita è difficile. So che abbiamo un processo del nostro fitness anche, è non possibile andare al basso livello del livello necessario, ma ho pensato che abbiamo avuto opportunità non solo con le 3-4, ma è una buona cosa per noi le 3-4 oggi. La differenza fra il livello di franchigia e internazionale è incredibile, so, loro hanno giocato contro una grande squadra and la sfida di quando tu giochi contro Ford, Farrell, Bentio per le prime 50 minuti e poi JJ, Jack Now, la differenza è incredibile, il livello dell'intensità e tu devi fare decisioni molto veloce. So, per me è sempre, per noi è più facile vedere i cosi negativi. Dobbiamo vedere, dobbiamo guardare a tutti, ma anche dobbiamo vedere a tutti i positivi. Per noi vogliamo essere la migliore squadra. Io penso che è una statistica, non sono qui per me stesso, io sono qui per il futuro del rugby in Italia, come mi ha detto sempre. So, ci sono i cosi per noi da imparare, ma anche ci sono tante cose buone per noi. Impariamo. Contro una squadra come Irlanda è una differente sfida. Tu vedi l'organizzazione di loro per le ultime milioni di fasi ieri. Loro sono molto diretta e sono sicuro loro vedono le nostre prestazioni oggi. Loro sanno che giochiamo un po' differente dal prima, per noi disciplina è fondamentale perché è impossibile giocare sempre in angolo e in chiuso contro te o contro voi, noi so disciplina quando giochiamo dobbiamo giocare con la palla e è facile dire non perso la palla, we don't lose the ball, no? È facile dire questa, ma we must respect the ball, dobbiamo avere rispetto per la palla.